Aspetta un attimo, appoggio qua questa acqua, aspetta. Così faccio da testimonianza. La tengo io là. Sì. Metti in tasca. Dile al fratello che aspetta un attimo che facciamo qui una predicazione. L'abbiamo già preso. Ce l'ho qua, guarda. C'è uno, va. Ecco, siamo qua, estamos aquí en Rimini, trayendo el mensaje de la palabra del Señor con nuestro hermano Arner. Vamos a predicar acá en este lugar, ¿cómo se llama estos? Arco de Augusto. Arco de Augusto, hay muchas almas, muchas almas. Si vuoi prendili qua io, capito? Stai attento. Benedetto sia il tuo nome. Dio ti benedica, cari amici, qui a Rimini. Alleluia. Il Signore vi benedica in questa mattina. Sapete che il Signore Gesù vi ama. Amen, alleluia. E voglio che voi sapete che il Signore Gesù è l'unica via, è l'unica salvezza per le vostre anime. E soltanto Gesù Cristo è l'unico che ti può salvare dal peccato. Amen. Che lui è morto nella croce del Calvario, è morto per i tuoi peccati, per i miei peccati. Tanto lui è l'unico che ti può fare libero del peccato. Lui è l'unico che ti può salvare. Lui è l'unico che ti può dare la vita eterna. Non esiste altro cammino per andare in cielo che non attraverso di Gesù. Alleluia. Io ti voglio dichiarare, guarda, Dio ha fatto un miracolo con me. Amen. Dio ha fatto un miracolo con me, mi ha fatto libero dell'omosessualità. Io ero un travestito che mi travestivo da donna, un uomo che si travestiva da donna e faceva la prostituzione. E il Signore Gesù ha cambiato la mia vita della prostituzione per l'omosessualità. Alleluia. Perché è venuto questo problema dell'omosessualità, adesso che ci sono tanti bambini che sono qua, perché quando io ero un bambino nel mio paese, la Colombia, mia mamma mi lasciava con un po' di persone che sono violentate all'età di 7 anni, sono stato violentato all'età di 7 anni. Per quello un consiglio che mi voglio dare è che i bambini non si possono lasciare da soli. I bambini non si possono lasciare con nessuna persona in affidamento con qualunque persona, perché non sappiamo come vivono le vite queste persone. Alleluia. Così hanno fatto con me quando ero piccolo. All'età di 7 anni sono stato violentato. Mi è venuto questo problema della omosessualità che oggi tanti professori, tanta gente le danno la donna a questo problema. Oh Signore, ungi queste parole che toccano i cuori, Padre, alleluia. Accettate il Signore Gesù e state attenti, perché questo problema è perché quando tu vivi la omosessualità nel vestito, vivi una vita di vuoto nel cuore, vivi una vita triste, senza amore, senza pace. Te lo digo io perché io l'ho vissuto questa vita nella droga, ho vissuto questa vita nella omosessualità, alleluia. Ho vissuto questa vita nel peccato, però io ho una vedete, notizia cari, per te, l'opera amico. Potente di Dio.
Amén. Es soltando el sangre de Jesús el único que te puede liberar y ser libre de puesto pecado de la homosexualidad. Es soltando Jesús el único que puede cambiar el evite. Así como lo ha cambiado, le ha puesto problema de la homosexualidad, me ha cambiado, me ha puesto libre, me ha puesto libre, me ha cambiado y a esto solo una nueva criatura, una nueva persona. Perché questo problema della omosessualità serve per loro, perché da ragazzini, signore, partoriscono questi desideri carnali e diabolici, e gli insegnanti li approggiano, che dicono che sono nati così. Questa è una bugia del diavolo, signora. Gli omosessuali non nascono, quella è una bugia di Satana. Alleluia. Gli omosessuali si fanno attraverso l'abuso, si fanno attraverso l'insegnamento. Non nascono, perché io non sono nato un omosessuale, io sono nato un uomo come Dio mi ha fatto. Alleluia. Il Signore vi sta chiamando, popolo, aprite il vostro cuore al Signore Gesù, salvate le vostre anime, perché sono tanto l'unico che ti può salvare. Non è la religione, perché tante persone hanno religione. Ma la religione, gloria al tuo nome, Signore. Ungi queste parole, Padre. Perché tu continui a essere la stessa persona. La religione non salva nessuno. È Gesù che è morto nella croce del Calvario. È morto per i tuoi peccati e anche per i miei peccati. È soltanto Gesù. Andiamo di là, fratello. Sì. È soltanto Gesù è l'unico che ti può rendere libero. Alleluia. È soltanto Gesù è l'unico che ti può salvare la tua anima. Amen, salva alleluia. La tua anima, popolo dell'Italia. Io sono della Colombia, ero un travestito che mi travestivo da donna, mi prostituivo. No, è meglio che testimonia il suo cambiamento, perché Gesù Cristo fa l'opera potente. E oggi infatti tanti uomini lasciano le mogli a casa e vanno a trovare travestiti di notte. Questa è una realtà, caro. Abbiate fede nel Signore. Però Gesù mi ha fatto libero. Gesù mi ha tolto queste catene. E soltanto lui, per quello io non mi vergogno di fare la testimonianza. Amen, alleluia. Gesù ti può fare libero. Perché lo, mi ha fatto libero della mia vita, mi ha tolto la depressione, e lui è l'unico che ti può togliere la depressione, la solitudine. Amen, alleluia. Cuore, quelli vuoti, quelle malattie, l'unico che può guarire queste cose si chiama Gesù, si chiama Gesù. Alleluia. Gesù Cristo lo ha fatto con me. Non mi vergogno di stare davanti da qui da la gente. No mi vergogno estar en la cual avante a la gente, aportar la palabra de Dios, a decir que es un Jesús que es real y que cambia homosexuales. Lo fato comer un travestito. Aleluya. La dona, de la noche, me prostituivo. Pachevo la droga, pachevo la cocaína, de la acera, de la estrada. El Señor me ha fato uscire da questo buco de vida. Me ha tolto da questa vida, me ha fatto libero. Questo è un miracolo che Dio ha fatto. Amen, alleluia. E se Dio ha fatto un miracolo con me, pure con te può fare un miracolo. Amen. Pure con te ti può fare uscire della depressione, di prendere le pasticche per la depressione. Ti può, l'unico che ti può togliere quelle catene della droga è il Signore. L'unico che ti può togliere quelle catene della fornicazione, dell'adulterio, perché ci sono tante persone che dicono... Quelli clienti che venivano nella sera, perché i clienti italiani venivano la sera lì. Alleluia. E mi dicevano, io non voglio tradire la mia moglie, io non voglio venire dai travestiti. Però loro non erano capaci, perché? Perché c'è una forza animale che non li posso, non, loro non possono lasciare quei vizi, come ero io che non potevo lasciare i vizi. Non potevo lasciare quella vita perché c'è un mondo spirituale. E è comandato dai demoni. I demoni comandano la gente, la guidano. E per quello che c'è tante persone che mi dicevano la notte, tanti clienti che andavano a cercarmi, io non voglio tradire la mia moglie, io non voglio venire qui a fare queste cose schifose lì alla sera, perché ho la mia moglie a casa.
ma loro non erano capaci a dire manco io, perché? Perché eravamo schiavi dal peccato. Eravamo schiavi da queste cose, di queste perversioni. Però un giorno mi sono stufato di questa vita. Mi sono stufato e ho detto basta con questa vita. Signore, aiutami. Si è veramente che esiste questo Dio che cambia persone, che attraverso Gesù cambia la mia vita. E lui è venuto a me e mi ha cambiato. Amen, alleluia. Mi ha fatto libero da questo problema. E adesso guardami. Come Dio mi ha fatto nel mondo. Tutte quelle chirurgie che ho fatto, il seno, la vita, il corpo, tutte quelle cose, il Signore me le ha tolto. Amen. Perché quelle trasformazioni soltanto le fa Gesù Cristo. Alleluia. Soltanto lui è l'unico che può cambiare, che può guarire una malattia, che ti può riempire il tuo cuore di amore. Amen. È lui che lo può fare, non a una religione, perché tanta gente c'ha la religione, però continuano a tradire la sua moglie, continuano a bestemmiare, continuano a dire parolacce. Alleluia. Continuano a fare delle cose cattive nella notte. Cambiamo, fratello. Andare a cercare i travestiti, le prostitute. Però se io ti dico una cosa, se tu le apri il cuore a Gesù, Gesù ti rende libero. Amen, alleluia. Ti fa libero. Ti strappa le catene. Soltanto il sangue di Gesù è quello che ha il potere di cambiare la tua vita. E lui è l'unico che ti può cambiare. Lo ha fatto con me. Mi ha cambiato. La mi ha reso libero. Oggi sono una nuova persona. Non mi vergogno di parlare della mia vita passata. Non mi vergogno, perché chi si vergogna di Gesù non è degno di lui. Io non mi vergogno di lui, perché lui ha cambiato la mia vita. Mi ha dato tanto amore, mi ha dato tanta pace, mi ha dato tanta felicità. Ha cambiato la mia vita. La depressione se n'è andata, la solitudine. Ho smesso di prendere le pasticche per la depressione. Alleluia. Ho smesso di prendere i farmaci, quelle farmaci per la depressione, li ho smesso. Fratello. Perché? Perché ho dato, ho aperto il mio cuore a Gesù e mi ha cambiato di essere travestito. Amen, alleluia. Travestito da donna. Pace al Signore. Pace, come state, fratello? Amen. Salve. Alleluia. Bene, gloria a Dio. Andiamo a evangelizzare il Signore. Ah, sì. È come sempre carino la grazia, che troviamo sempre un muro di cuori. È perché il Signore disse che negli ultimi tempi i cuori si induriscono, l'amore di più si raffredderà. Ma noi confidiamo nell'Eterno. Alleluia. Però lui mi ha cambiato, ha spezzato queste catene, è andata via la droga, è andata via la vita dell'omosessualità, è andata via la vita della prostituzione. È lui che mi ha fatto libero. Guarda questo miracolo. Amen. Un extravestito che si travestiva da donna, che si vestiva da donna la notte, che vendeva il suo corpo. E così gloria, come lui l'ha fatto Signore con me, lo può fare con te, cari amici di Rimini. Dovete aprire il cuore al Signore, perché Gesù sta tornando in questa terra. Sì, caro. Gesù sta per tornare qui e vuole salvare le vostre anime. Vuole salvare le vostre anime, ma voi dovete lasciare il peccato. Voi dovete aprire il cuore al Signore Gesù. E lui ti farà libero della droga, ti farà libero della depressione, ti farà libero della solitudine, ti farà libero del cuore, del tuo cuore. È soltanto il sangue di Gesù che ha il potere di cambiare le vite, di trasformare le vite. Il Signor Gesù Cristo ti ama, amico, ti ama, amica. Il Signore Gesù ti ama tanto e lui ti sta aspettando che tu le apri il tuo cuore. Credete nel Vangelo di Gesù, perché Gesù è venuto qui nella terra a morire nella croce del Calvario per tuoi peccati, per miei peccati. Alleluia. E lui sta aspettando che tu le apri il tuo cuore. Amen. Io non volevo conoscere di Gesù, però lo sai, io ho visto l'inferno e l'inferno è reale, l'inferno esiste. Alleluia. È quel luogo, esiste quel luogo dell'inferno. Metti una coscienza, Padre, in questi cuori, intorno a questi luoghi terribili. Credete nel Vangelo.
Aceptate a Jesús, el sacrificio en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, porque la palabra del Señor nos dice, porque he amado Dios tanto al mundo, lo ha amado tanto, y ha dado a su Hijo, lo ha dado, para morir per te y per me. Pero ¿qué está haciendo la gente? La gente no vuelve a saber de Dios. Aleluya. La gente soltando vuelve a saber de las cosas cativas. Porque cuesta y son el giorni que la palabra del Señor es dice, a lo cativo, a lo malo, lo que amarán lo bueno. Y a lo bueno de Dios, lo que amarán lo cativo. Lo que amarán lo cativo. Abbiate fede nel Adesso Signore. Diciamo, cercatela al Signore finché la si può trovare. Ti ama, cambia la tua vita. La gente dice no, quello è ridicolo, quello è cosa del passato, quello non serve a niente. Io a me mi piace la yoga. La yoga tu la fai un po' e dopo continua la depressione nella tua vita, non cambia niente. Invece quando tu le apri il tuo cuore a Gesù, lui te toglie la depressione, la solitudine, te riempa d'amore. Amen, te da la pace aleluya. Que tú estás cercando, porque lontani da Dio no podemos haber paz, no puede haber paz, lontani da Dio no puede haber la paz, cari amici, de Rimini, no podemos haber la paz. Benedetto sea el tu nombre, Señor. E quindi, el Señor es maravilloso. Lui è pieno d'amore, però lui sta aspettando che tu pure vai via dal peccato, che lasci il peccato, che lasci quell'uomo che non è tuo marito, che lasci quella donna che non è tua moglie, che non pratichi più l'omosessualità come lo facevo io, che non pratichi il lesbismo, che non usi le droghe, che non guardi la pornografia, alleluia, che non tradisci la tua moglie. Queste sono le cose che Dio vuole per la tua vita. Questo è lo che il Signore vuole darti tanta pace, tanto amore, tanta felicità, però soprattutto ti vuole dare la salvezza della tua anima. Amen, alleluia. Il Signore vuole che tu salvi la tua anima di andare nell'inferno, di andare nel giudizio finale. È quello che Dio vuole, la salvezza della tua anima. È quello che Dio vuole, salvare la tua anima. È quella la volontà di Dio. La volontà di Dio è che tu apri il tuo cuore e riconosci, dice il Signore mio, io riconosco che sono stato fatto del male, io riconosco, Signore, che ho tradito la mia moglie tante volte, io riconosco, Signore, che ho tradito mio marito, io riconosco che ho fatto del male. E quindi quando tu te penti dei tuoi peccati e apri il tuo cuore a Gesù, il Signore ti perdona. Amen, il Signore ti dà la salvezza, il Signore ti riempi d'amore. Quando tu accetti a Gesù Cristo nella tua vita, la tua vita è trasformata, è cambiata. Alleluia. Tu sei una nuova persona. Già non andrai più alla farmacia a prendere le pasticche per la depressione, non andrai più dal medico, dallo psichiatra, sino che adesso tu ti dirai felice, avrai la pace, avrai la gioia di Dio, perché Lui ti fa libero, come me l'ha fatto con me, che mi ha fatto Amen, libero alleluia. Da questo problema della omosessualità. Solo aver fede in Gesù Cristo. In Gesù Cristo c'è l'unica via Gesù della Cristo salvezza. È l'unico cammino, l'unica via per andare in cielo, non esiste un altro cammino. Sì, caro. Non esiste altro cammino, è soltanto Gesù. È soltanto Gesù. Non è Buddha, non è Maometto, non è la Madonna. Niente, ne ho fatto il cimitero. È soltanto Gesù, è l'unico che ti può rendere alleluia. Libero della schiavitù, che può spezzare le tue catene e che ti può fare libero del peccato. Amen, alleluia. Vai tu. Benedetto sia il nome del Signore. Avvicinatevi al Signore in questo giorno, perché è un giorno molto importante per la vita di chiunque ode la predicazione dell'Evangelo, perché il Signore ci ricorda che l'Evangelo stesso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. L'Evangelo non è un'invenzione,
non è scritto dagli uomini, perché non esistono e non sono mai esistiti uomini così saggi sulla storia dell'umanità a poter dare tali consigli, perché l'uomo ha la natura del peccato, l'uomo non può consigliarti come tu puoi abbandonare il peccato. Se non c'è una forza dentro di lui che gli racconta la vera via, la vera via per l'eccellenza è la parola di Dio, cari, per la salvezza di chiunque crede. Il Signore non dice che l'Evangelo è la potenza di Dio per chiunque mette la Bibbia dentro il comodino o nel garage. Ora metti in qualche angolo, ma quello che legge la Bibbia tutti i giorni, come tu hai bisogno di nutrire il tuo corpo per star vivo, come tu prendi cura per tuo corpo, con la tua anima cosa te ne stai facendo, dice il Signore? Perché l'unico cibo per l'anima è la parola di Dio, cari. Ecco perché il Signore dice: il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Perché dice il Signore: se non conoscete, come farete a sapere? Se non c'è chi predica, dice il Signore, allora come farete a sapere la verità? Ecco perché il Signore ha permesso i predicatori. Non sono qua per dar fastidio a voi, non sono qua per bestemmiare come tanti fanno, ma per onorare il Signore dei Signori, il Re dei Re, l'unico Salvatore per la nostra vita, che è Gesù Cristo il Messia. Amen. E Gesù Cristo, cari, noi possiamo essere rifiutanti, possiamo essere ribelli, quella non cambia i piani di Dio, carissimi, che ha già stabilito per l'umanità. Il Signore ci ricorda nella parola che un giudizio verrà su questa terra. Un giudizio, dice il Signore, verrà su questa terra. Sei preparato a incontrare il Signore in questo giudizio? Sei liberato dalle tue colpe? Sei liberato dai tuoi peccati? Per avere una speranza di entrare nel regno dei cieli? Ecco perché il Signore ricorda il giorno del giudizio affinché possa far riflettere il cuore degli uomini. Però il Signore ha dato la via, cara. Non illudetevi né questa religione che porta in questo tipo di vita, che quando si predica l'Evangelo di Dio, la Bibbia, quello che voi dite di credere, la rifiutate, la bestemmiate, la gettate, la rigettate, la respingete. Allora, quale cristiano tu sei? In quale classe di cristianità tu fai parte? Il Signore oggi ti vuole ricordare, cari. Il Signore oggi ti vuole dire che la tua religione non ti salverà affatto. Il Signore vede in esistenza e creò tu che ne tua. E il Dio del cielo che creò tu che ne tua. Quel Dio che noi la rifiutiamo oggi. Il cielo, il mare, il cielo, senza l'alito di Dio, era inerte, era immobile, era morta. Ecco perché un uomo oggi senza la presenza del Signore è un uomo morto, anche se si vede vivo, se cammina, ma è un uomo morto spiritualmente, perché la vera vita che Dio ha creato non è la vita carnale, cari, ma è la vita spirituale. Ecco perché quando il Signore disse a Eva: il giorno che tu mangerai da questo frutto tu morirai di certo. Però lei non è che è morto fisicamente, noi conosciamo la storia, ma succede una separazione dall'uomo con Dio. Questo significa, il termine morte significa separazione. E non illudetevi nei vostri pensieri che vivrete per l'eternità su questa terra. La vita, dice il Signore, dura poco sulla terra. Domani forse finirà. Cosa accadrà con la tua anima? Dove la stai conducendo la tua anima? Tu non sei fatto solo di carne. Sotto Gesù e del ricciacco un potegismo.
rebelă, pentru că ta ce nu besoi, el va expresa mea spătimi, doamne riu ce mi-ar frâng. Il Signore Gesù ha versato il suo sangue per tutti coloro che sono ancora ribelli oggi. E quel sangue ha un tale potere, cari, credetemi, perché il Signore ancora oggi fa i miracoli che ha fatto 2000 anni fa. Il Signore in un giorno, nel giorno delle Pentecoste, lo conoscete la storia della Bibbia? In un giorno solo sono convertiti a Cristo 3000 persone. Oggi il Signore ha tale potere. Oggi il Signore fa tale miracolo. Vedete un miracolo di Dio su questa vita, su questo uomo che si è perso nelle vie malvagie del peccato. Ha cominciato nella sua gioventù a causa delle violenze, della mancanza d'amore, a seguire una strada sbagliata di peccato. È diventato un transessuale, si è trasformato in una donna. E oh, quando lo Spirito di Dio viene con potenza, egli brucia l'iniquità, egli fa scomparire le tenebre, cari. Ecco perché noi crediamo in Gesù Cristo, perché egli è vivo. Ecco perché crediamo nell'Evangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E quando lo Spirito di Dio, la presenza di Dio viene nella tua vita, succederà una trasformazione. Tu non puoi illudere nel tuo mente che sei un fedele, che sei un credente, senza aver visto la trasformazione nella tua vita. Tu sei un falso fedele, sei un falso credente. La dice la Bibbia, sai. Ecco, la vera fede conduce in una nuova vita, cari. Da un transessuale in un uomo di Dio che predica l'Evangelo, cari. Questo è il più grande miracolo che Dio può fare. Questo, cara. Questo è il più grande miracolo, Signore. Sì, questo è il più grande miracolo che Dio può fare. Non è guarire la tua malattia, il tuo cancro. Non è guarire la tua schiena dorsale, ma trasformare la tua anima, perché questo corpo, anche se si guarisce oggi, morirà domani, ma la tua anima non morirà mai. Ecco perché noi abbiamo bisogno della guarigione dell'anima. Per questo il Signore mandò il suo unigenito figlio, disse, il Padre mandò il suo unigenito figlio, che chiunque crede in lui non perisca, non muoia, abbia la vita eterna. Vedete, cari, che la vita eterna in Gesù Cristo, se tu sei un fedele cattolico che credi, che preghi, dove l'hai posto la tua fede, il tuo pregare, dove la rivolgi? C'è solo in Gesù Cristo si ode la preghiera, solo rivolgendo al Messia, al Signore, perché solo Gesù Cristo è vivo, è Lui che è morto e risorto per te. Per te, cara anima, che oggi c'hai un impatto con la parola di Dio, con l'Evangelo di Dio, il Signore oggi sta chiamando l'attenzione della tua vita. La vedete, perché il tempo è compiuto, dice il Signore. Queste sono le parole del Maestro. Queste sono le parole del Divino Maestro, però, non dei maestri umani. Non dei maestri umani che ti coccolano quando noi viviamo una vita di peccato, di bestemmia. Dio è veramente amore. E l'ha espresso il suo amore mandando suo figlio a morire per tutti noi. Per tutti noi che oggi mangiamo, beviamo, compriamo, vendiamo, ci sentiamo. Per tutti noi che oggi ridiamo, Gesù Cristo è morto. Questo ero io quando mi facevo il travestito di prostituivo. E lo sai perché è successo questo? Perché quando io era piccolo mia mamma mi lasciava con qualunque persona e mi sono violentato all'età di 7 anni. Per quello i tuoi bambini tu non li puoi lasciare con nessuna persona. Non ti puoi fidare con i tuoi bambini da nessuno. Sei evangelico. Non sarà una religione. I tuoi bambini non li puoi lasciare con nessuno. Sapete che un inferno attende tutti i ribelli, i disubbidienti. E parlo delle storie come la tua. Io credo come quello che tu credi. Il Signore dice io sono cattolica, ma credo in questo. Certo. È un miracolo che Dio fa. Bene, hai coraggio, vai avanti. Come ti chiami? Oscar. Oscar. Colombia. Lo so. Io scrivo. Conosci Luca di Tolve? Di Tolbe, a me adesso adesso mi va a chiamare un giornalista qui in Italia. Come si chiama?
es uno que echó la directa al padre.